Questo montaggio di Cul de Canard, elaborato da Agostino Roncallo e preso in prestito in questa occasione per la realizzazione di una formica alata, consente di ottenere con una sola piuma due ali in Cul de Canard divise e di stabilirne il grado di apertura a seconda della tensione esercitata dal divisorio. Una volta fissato il filo di montaggio, si predispone un breve tratto di dubbing con il polipropilene nero e si realizza l'addome della formica a forma di chicco di riso. Si procede quindi col filo in direzione dell'occhiello, avendo cura di mantenere esile la parte centrale dell'imitazione. Arrivati in prossimità del futuro torace e selezionata una piuma in CDC beige o grigia, si stirano parte delle fibre lungo il calamo e si posiziona la piuma sull'amo con la naturale curvatura concava verso l'alto. Si predispone nuovamente un breve tratto di dubbing nero e si realizza il torace con passaggi davanti e dietro la piuma fissata. Aiutandosi con la pinza Preckels, si tiene in lieve trazione la base del calamo e con la mano sinistra si radunano le fibre tenendole rivolte verso la curva. Quindi si procede a fissare la base del calamo e le fibre in prossimità dell'occhiello. Il canard sopra il dorso della formica sarà diviso in due parti uguali ed assicurato in quella posizione dal ribaltamento e dal fissaggio verso l'occhiello della parte posteriore della piuma. Precisa l'eccedenza, si procede alla costruzione della testa e al relativo fissaggio mediante nodo. Una rifilata a forma e dimensioni corrette delle ali terminerà l'artificiale. Quest'artificiale in particolare si è rilevato un'ottima mosca per il periodo estivo ed autunnale, in presenza di bollate sporadiche e per pescare in caccia in acque moderatamente correnti. A proposito, l'acronimo SSW sta per Self Split Wing.